minuti, ragazzi, minuti in questo video inizia con il botto, inizia con un punteggio tennistico, la 33esima giornata di Serie A, 6 gol, anzi 8 gol al Gewi Stadium, 6 gol da parte dell'Atalanta con tripletta per l'ex rossonero Mario Pasalic. È una serata da incorniciare per la dea di Giampiero Gasperini che supera quota 90 gol stagionali in Serie A, si porta questa sera a quota 93 e a 70 punti in classifica. A meno 6 almeno per una notte mette una certa pressione la Juventus di Sarri, impegnata domani al Mapei Stadium, è una partita abbastanza complicata contro il Sassuolo di De Zerbi che viene da 4 vittorie consecutive. Juventus che dovrà, diciamo, stare attenta alla formazione neroverde che in questo momento veramente è in gran forma. Però parliamo di questa Atalanta, perché l'Atalanta ancora una volta è una delle grandi protagoniste del nostro campionato e in questo momento si porta al secondo posto a più 2 dalla Lazio, a più 2 dall'Inter. Lazio impegnata contro l'Udinese alla Dacia Arena, invece impegno sulla carta più facile per l'Inter di Conte, che sarà impegnata al Paolo Mazza contro la Spal, ultima in classifica. Rimane al penultimo posto invece la squadra di Diego Lopez a 21 punti, a meno 9 dal Grifone che in questo momento sarebbe salvo, quindi ancora, diciamo, la speranza è l'ultima a morire. Però quest'oggi ormai si è visto veramente, si sono visti tutti i limiti di questa squadra e si è visto anche una Brescia delle rondinelle ormai, diciamo, senza speranza. Non basta il gol del momentaneo 1-1 di Torregrossa, grave errore di Caldara, ne parleremo, però partiamo subito perché l'Atalanta dopo 1 minuto e 30 secondi era già in vantaggio. Ma questa squadra veramente, anche se quest'oggi non c'era Iličić, non c'era Gomez, non c'era Gollini, c'erano tante assenze, però questa Atalanta veramente ha una forza, ha una mentalità vincente, ha una mentalità di attaccare l'avversario ed ecco che dopo 1 minuto e 30 era già avanti con il destro ad imbucare Andre Nacci di Mario Pasalic. È tripletta, saranno 9 alla fine di questa incredibile partita i gol stagionali per l'ex centrocampista del Milan ma anche del Chelsea, riscattato da poche settimane dal club inglese. Quindi una grandissima aggiunta per quanto riguarda questa squadra, che avrà anche l'anno prossimo questo giocatore molto importante per gli schemi offensivi del Gasp. Quindi dicevamo, Atalanta in vantaggio grazie all'imbucata di Malinowski, grande protagonista insieme a Pasalic nella serata del successo e della formazione orobica. Però attenzione, perché dopo il vantaggio, grave errore di Tamez che mette il pallone indietro a Caldara che non controlla, Torregrossa se ne va, si invola verso la porta difesa questa sera da Sportiello, grande intervento per il portierone e per il portierone nero azzurro che salva il risultato. Poi l'altro errore, perché sul velo di Donnarumma, altro errore di Caldara, questa volta Torregrossa non sbaglia, quindi al settimo minuto siamo 1-1, il pareggio nel derby della pace. Lo sapevamo, Bergamo e Brescia, le città più colpite dal Covid, questa sera c'era questo derby lombardo che dopo il successo netto dell'andata dell'Atalanta vedeva ancora una volta protagoniste la Dea e le rondinelle sfidarsi nella classica sfida lombarda, nel classico derby lombardo tra Atalanta e Brescia. Quindi alla settimo già 1-1, quindi una partita dalle mille emozioni fin dai primi minuti. Poi l'Atalanta continua ad attaccare e alla 25esimo ripassa in avvantaggio grazie all'esterno, l'ennesimo assist stagionale di Gosens, non sarà l'unico della serata, e al secondo gol stagionale invece per De Roon che d'esterno batte Andre Nacci per il nuovo vantaggio per la formazione di Gasperini, che al 28esimo fa tris perché Malinowski riceve da Castagne e fa partire dai 25 metri una a sinistro bellissimo. Io lo ripeto per l'ennesima volta, secondo il punto di vista Malinowski
è uno dei mancini più belli da vedere in questa Serie A. Settimo gol stagionale per Malinowski, secondo gol consecutivo dopo quello realizzato all'Allianz Stadium contro la Juventus, ma questo veramente è un gran bel gol. Un bellissimo gol da 25 metri a battere Andre Nacci e a fare i tris. Poi passano due minuti e Atalanta fa il poker. Cross, palla bellissima di Malinowski all'indirizzo di Gosens, pallone in mezzo, secondo assist della serata per Robin Gosens, colpo di testa vincente per Duvan Zapata che fa 16 in campionato e quindi diciamo mette un po' di pressione a Muriel. Un saluto a Muriel che ha passato delle ultime ore abbastanza deficitarie visto questo infortunio dopo la caduta in piscina. Quindi comunque dicevamo, una grandissima Atalanta nel corso del primo tempo che fa il poker e poi nella ripresa arriva il quinto e sesto gol che mettono la firma di Mario Pasalic, quindi completa la sua tripletta, il primo sulla nuova imbucata di Malinowski, quindi secondo assist anche per il giocatore ucraino, e poi sulla palla dell'appena entrato e prima Colley al posto di Duvan Zapata arriverà anche il sesto gol, quindi 6 gol per Atalanta che si porta a quota 93 in questo campionato, mancano ancora 5 partite. E poi nel finale il bel pallone in contropiede dato da Sandro Tonali, uno dei più positivi per quanto riguarda dalla formazione di Diego Lopez, pallone per Spalek che imbuca l'appena entrato Rossi, il terzo portiere della Dea, per il 6-2 finale. Questa Atalanta fa veramente paura e attenzione, perché in questo momento almeno per una notte la Dea è al secondo posto in classifica. Vi ringrazio per attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.